Buongiorno, benvenuti al terzo appuntamento della sezione incontri che la Milanesiana dedica al tema del diritto. Nel 2019, quando abbiamo pensato insieme al professor Marchetti, colto giurista, amico della Milanesiana e suggeritore di Felici Intuizioni, l'avevo già definito regista delle anime culturali milanesi, di dedicare un ciclo di appuntamenti al tema del diritto, ci è sembrato assolutamente necessario integrare questa disciplina all'interno di un festival che abbraccia diversi campi del sapere e delle arti. In questi 3 anni, sotto la guida di Pier Gaetano, abbiamo avuto conferma di come la cultura del diritto sia un sapere centrale, un sapere che deve essere insegnato, che deve essere discusso, approfondito, anche al di fuori del contesto accademico e professionale. Il diritto, mi viene da dire, è lo specchio del nostro progresso, poiché il tema della Milanesiana quest'anno, scelto da Claudio Magris, che potremo ascoltare il 29 giugno nel cortile di Palazzo Reale a Milano, è appunto il progresso dei suoi passi avanti, e quindi il senso che noi vogliamo dare in questa indagine e anche dei dubbi che lecito avere sul tema del progresso. E per questo figura a pieno titolo tra le arti della Milanesiana proprio il tema del diritto, che guarda anche come specchio al nostro progresso. Questo è il terzo incontro dedicato al diritto, dopo che si è avuto un bellissimo incontro sul tema della cultura, dove Pier Gaetano Marchetti ha parlato col ministro Dario Franceschini, un secondo incontro molto pieno anche di rivelazioni è stato quello di Pier Gaetano Marchetti con il ministro Patrizio Bianchi sul diritto a una buona scuola. E oggi entreremo, così l'ha voluto intitolare Pier Gaetano Marchetti, e poi entrerà nel merito di questo titolo, nella selva oscura delle leggi, con, e vi presento gli ospiti, Guido Alpa, Natalino Irti, Franco Toffoletto, Michele Crisostomo e appunto Pier Gaetano Marchetti. L'incontro è in collaborazione con Intesa San Paolo, con la Fondazione Corriere della Sera e con Enel. Partiamo da Guido Alpa, che è professore emerito alla Sapienza di Roma, è giurista e avvocato, già presidente del Consiglio Nazionale Forense dal 2004 al 2015, e tra le sue numerose pubblicazioni voglio ricordare la più recente, Il diritto di essere se stessi. È un libro pubblicato nella collana Crisis, edita dalla Nave di Teseo. Ed è un libro che io voglio suggerirvi perché affronta con grande rigore proprio il tema dell'identità, sia dal punto di vista giuridico che storico e sociale. Citavo la collana Crisis, che è curata insieme a Massimo Cacciari dal professor Natalino Irti. Nella presentazione della collana il professor Irti scrive: la crisi suggerisce ricognizione del passato e sguardo verso il domani. Ecco perché siamo pienamente in tema rispetto all'argomento di quest'anno della Milanesiana, che è il progresso in tutte le sue sfaccettature. Natalino Irti è professore emerito di diritto civile a Roma, accademico dei Lincei, presidente dell'Istituto Italiano di Studi Storici, e il suo libro più recente è Viaggio tra gli obbedienti, pubblicato dalla Nave di Teseo. I libri li voglio sottolineare, segnalare e ribadire, perché uno dei compiti della Milanesiana è anche quello, attraverso questi incontri, di accendere curiosità e quindi di invitare a approfondire le proprie curiosità proprio attraverso la lettura, che moltiplica la vita. Franco Toffoletto è un grande amico della Milanesiana, con lui abbiamo visto tutto lo statuto giuridico della Milanesiana alla sua nascita, quindi ci segue da 22 anni e ci sostiene da molti anni
e interviene anche da molti anni a questa parte negli incontri che noi proponiamo al pubblico. È avvocato giuslavorista, dedicato al diritto del lavoro, la sua carriera professionale e anche una ricca attività saggistica e pubblicistica. Collabora con le pagine del Sole 24 Ore ed è docente alla Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro dell'AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani. E poi arriviamo a Michele Crisostomo, avvocato, ha fondato nel 2009 lo studio RCCD, nella sua attività professionale ha assistito banche, imprese assicurative finanziarie italiane ed estere in relazione a operazioni sui mercati di capitali. È stato consigliere di amministrazione di Ansaldo SPS dal 2017 al 2018, dal 2020 è presidente del consiglio di amministrazione di Enel, che ringraziamo anche per il sostegno. Aggiungo però a margine di queste note professionali che è anche un appassionato conoscitore della letteratura e del teatro e mi ha fatto molto piacere incontrarlo in occasione dell'apertura a Milano della Milanesiana, dedicata quella serata e quell'apertura a Giorgio Strehler al Piccolo Teatro lo scorso 14 giugno. Sapete che la Milanesiana ha una sezione di memoria, di anniversari e siamo partiti e non poteva essere così in un anno che poi sarà di celebrazioni dedicate a Strehler proprio con questa giornata. Il dialogo sarà condotto da Pier Gaetano Marchetti, notaio, professore emerito all'Università Bocconi, presidente di RCS Media Group dal 2005 al 2012 e oggi presidente della Fondazione Corriere della Sera. A lui voglio cedere la parola. Grazie. Grazie Elisabetta. Grazie della passione, della convinzione che dedichi a queste incontri sul diritto e devo dire con una felice intuizione, perché a me pare che negli ultimi anni si è sviluppato un trend, un movimento in cui libri sul diritto, libri che spiegano cos'è il diritto, libri che guardano ad alcuni aspetti giuridici cessano di essere, come dicevi, riservati all'accademia o ad un pubblico, diciamo, alto, ma diventano libri di larga diffusione e il diritto è visto come qualcosa con cui effettivamente la vita quotidiana ha da fare e con cui si può dialogare, scontrarsi, riflettere. E quindi questi incontri della Milanesiana, diciamo, da una parte intercettano, dall'altra parte danno origine, consolidano a questo trend. Io qui ero partito da questo tema, la selva oscura delle leggi, no? La molteplicità di norme, la confusione normativa è un tema ricorrente, è un tema popolare, è un tema quindi che si presta a un festival che non si dirige solo a specialisti. Poi rileggendo nella selva oscura delle leggi, il termine stesso di selva oscura, se quando il nostro Dante lo usò, nell'oscura c'era un qualcosa di inquietante, oggi mi chiedo se il fatto che una selva sia oscura, densissima, non dovrebbe essere dopo Greta, dopo il Green Deal, tutto il movimento per l'ambiente, anzi un titolo di merito, perché vuol dire che è una selva rigogliosa, piena di piante e quindi un qualcosa che non richiama disvalori, ma che anzi segna un progresso.
Sotto questo profilo affronteremo anche il tema della, così, della diffusione eccessiva, del torrentizio andamento dell'attività legislativa e dell'attività normativa che noi giuristi chiamiamo di rango secondario, che è l'attività di diciamo di normazione secondaria che ad opera di regolamenti e così via. Beh, dunque vi dicevo che mi sembra che il punto obbligato di partenza, come ricordava Elisabetta, sia il volume di Natalino Irti, Viaggio fra gli obbedienti, che abbiamo avuto da qualche mese, su quale si è molto discusso, in cui Irti, con grande finezza e cultura, ovviamente da par suo, si interroga in fondo sul significato dell'obbedire, sul rapporto fra chi manda un messaggio con la norma e chi recepisce questo messaggio, no? E fonda gran parte della sua costruzione sulla necessità che il messaggio sia un messaggio comprensibile, sia un messaggio chiaro, perché l'obbedire dovrebbe essere un atto di volontà, non un qualcosa che prescinde da una libera scelta e da una libera volontà. Io ho trovato molto bello questa impalcatura, questa costruzione. In fondo, naturalmente, semplifico all'estremo, perché è una così rivendicazione della ragione, della riflessione, e in questo discorso evidentemente Irti osserva come certo non va a favore della non va a favore della comprensione, della adesione cosciente come atto di libera volontà, il discorso normativo che si accavalla, si intreccia, si contraddice in una selva appunto di norme. E allora io darei subito la parola a professor Irti su questo tema. È proprio del tutto negativo questo proliferare di norme, e in qualche modo invece condizionato dalla complessità della nostra società? Non c'è il rischio che senza specificazione e analiticità si arrivi sì a clausole generali, a standard normativi, come noi giuristi usiamo dire, in cui però la discrezionalità di chi emana e di chi riceve deve interpretare è così ampia che il punto d'incontro possa essere incerto e possa essere più difficoltoso. Professor Irti, a te la parola. Grazie. L'amicizia di Elisabetta Sgarbi è così intimante che è difficile resistere e rispondere di no, ma sono lieto di aver obbedito e di trovarmi oggi in conversazione con amici e colleghi che assai stimo. Ma non posso lasciarmi sfuggire l'occasione di toccare il tema del progresso. Dal progresso giungeremo poi alla selva oscura delle leggi, in cui l'amico Pier Gaetano
vuole darmi. Intanto sgombiamo il terreno da due concezioni del progresso che sono tramontate o sono prossime a tramontare, e sono le concezioni che io chiamerei teleologiche del progresso, cioè che assegnano uno scopo finale alla storia degli uomini e perciò vi scorgono un processo lineare che a mano si avvicina alla meta. A questo indirizzo appartengono non soltanto le filosofie illuministiche piuttosto ingenue o infantili, ma anche filosofie della storia, ad esempio elaborate da grandi filosofi come Hegel o da tempre rivoluzionarie come Carlo Marx. Ecco, ma ormai sappiamo, per le dolorose e tragiche esperienze del XX secolo, che tutte le pagine della storia sono bagnate di lacrime e di sangue. Abbiamo cioè scoperto, e questo è il punto decisivo anche per la prospettiva del giurista, abbiamo scoperto che siamo gettati in una situazione in cui ignoriamo sia il da dove che il verso dove, sia il da dove veniamo che verso andiamo. A me è accaduto di dialogare su questo tema con Claudio Magris proprio sulla terza pagina del Corriere della Sera in anni lontani, e affiorava, come è ovvio nelle parole dell'interlocutore, il sospetto di nichilismo, un sospetto che io non mi sento certo di rifiutare. Allora, oggi per noi la storia non è il luogo di un indefinito progresso, ma piuttosto un cammino di sviluppi parziali, di svolgimenti di singole attività, gli uni e gli altri immersi nelle incognite del divenire. Ecco, vorrei permettermi di segnalare all'attenzione di Pier Gaetano Marchetti e degli altri dialoganti questa antitesi. Noi abbiamo sostituito la parola divenire alla parola progredire. Abbiamo sostituito alla leggerezza e a volte fatuità del progredire la tragicità, l'intrinseca tragicità del divenire. E perché tragicità del divenire? Perché il divenire comprende in sé anche il negativo, comprende in sé anche il male, il brutto, l'errore, che ci accompagnano giorno per giorno. Allora ci sono epoche in cui la volontà e il pensiero dell'uomo sono in grado di trascendere il negativo, di prenderlo dentro di sé, di superarlo, e ci sono altre epoche invece in cui le volontà si mostrano deboli e fiacche. Questo prologo che era reso necessario dal tema generale suggerito da Elisabetta Sgarbi per la Milanesiana del 2021, questo prologo serve a entrare nella selva oscura delle leggi. Perché oscura? Oscura è perché il positore delle norme non può trarsi fuori dal nostro tempo, non può non vivere insieme con noi le incognite e le incertezze dell'oggi. Oscura perché oscure sono le parole, e le parole sono oscure perché non c'è la luce direttrice e dominante
della volontà dell'uomo. Ecco, caro Pier Gaetano, le norme sono oscure perché noi siamo oscuri dentro di noi. E oscurità e chiarezza non dipendono da un esercizio più o meno abile di tecnica legislativa, ma corrispondono ad una oscurità o chiarezza della volontà politica. Quando c'è un disegno limpido, uno sguardo gettato verso il domani di una collettività, allora la parola della legge si fa limpida e netta. Ecco, la parola è sempre lo specchio fedele del nostro pensiero, della nostra volontà, e quindi segue anche il nostro destino. Allora, per venire o tornare alla domanda che tu mi hai rivolto, ecco, direi questo: la selva oscura può a mano sciogliersi, illuminarsi, soltanto se la nostra volontà e il nostro pensiero si fanno limpidi e chiari. Quindi il problema non è tanto, come avrebbero suggerito gli illuministi, di un progredire continuo delle magnifiche sorti dell'umanità, ma è invece una presa di posizione che la nostra volontà e il nostro pensiero compiono di giorno in giorno. Ecco, questa è riassunta in breve linee la mia posizione. Grazie, Natalino, per questa tua carrellata che dal tema del progresso riconduci alla selva oscura delle norme che, riprendendo il nostro discorso iniziale, sono norme che riflettono l'epoca e l'essere nostro, epoca essere nostro, ove appunto la chiarezza, la nitidezza dei panorami e degli obiettivi è tutt'altro che dato acquisito. Io a questo proposito volevo rivolgermi all'avvocato Topoletto leggendo una pagina proprio di IRPI, sempre sul viaggio fra gli obbedienti, dove ci dice: all'interno degli apparati produttivi, quali fino ad ora ci sono noti, e volti a un livello sempre più alto di impersonalità tecnica, l'ascolto dell'individuo che si incorpora nella stessa prestazione del lavoro. La posizione dell'apparato determina le modalità dell'ascolto. L'immagine dell'individuo che, preso in se stesso e perciò nella sua solitaria distanza dalla fonte normativa, ascolta le parole della norma, le interprete e poi scioglie l'out-out dell'obbedienza, bene, con questa immagine è destinata a sopravvivere nelle sfere più strettamente pubbliche e private, ma a declinare nei luoghi tipici dell'apparato economico, dove le diverse fasi si raccolgono e attuano in una sorta di simultaneità tecnologica. Insomma, questa idea mi sembra, ma sono sempre approccio il mio grossolano e superficiale in questa sede a dati tempi, che l'uomo, quando inserito in un apparato produttivo, in realtà il suo lavoro
diciamo, connessa all'organizzazione, alla tecnologia dell'organizzazione, e immediatamente una risposta a un comando, e sfuma, diciamo, quell'ampia sfera di libertà che viceversa dovrebbe essere insita e tipica nel, diciamo, nell'ascoltare la norma e nel rispondere alla norma. Io volevo così sentire l'opinione di una persona che ha dedicato la sua attività professionale di studio appunto al diritto del lavoro, cioè alla posizione di chi è destinatario di diritti e doveri appunto in questi apparati produttivi, e chiedergli cosa ne pensa delle, diciamo, delle sfere di libertà, di autonomia che vi sono nell'apparato produttivo. Grazie per Gaetano, grazie a Elisabetta. Anch'io, come professor Insti, sono contento di aver obbedito anche quest'anno al comando di Elisabetta, che ogni anno mi coinvolge a parlare di cose sempre più complesse. Quest'anno ho detto, beh, parliamo di diritto, forse mi viene più facile, e invece è ancora più difficile, perché era più facile parlare di genetica che parlare di diritto con coloro che mi affiancano in questo incontro. Quindi sono un po' intimorito, meno di che quando ho parlato di genetica o di tecnologia spaziale, però devo dire che, come sempre, ho dovuto riflettere molto su quello che il professor Irti ha scritto, perché ci sono una serie di spunti, e mi riservo poi di rileggere, professore, il suo libro con attenzione maggiore rispetto alla preparazione di questo evento, perché ci sono un sacco di cose di cui mi piacerebbe parlare, ma oggi non avremo sicuramente il tempo. Limitatamente all'aspetto sottolineato dal professor Marchetti, ho trovato molto provocatoria il suo intervento, nel senso che è giusto quando lei scrive: la prestazione di lavoro contiene in sé, nel suo stesso svolgersi all'interno dell'organizzazione che lei definisce apparato, l'obbedienza alle regole del sistema. E questo è vero, nel senso che nel rapporto di lavoro subordinato c'è questa importanza dell'organizzazione, e quindi dell'assoggettamento, come lei richiama nella stessa visione gerarchica del codice del 42, dove evidentemente tutto quanto era replicato da uno schema quasi militare di gerarchia, della quale però sembra quasi che lei ne rimpianga un po' l'esistenza, nel senso che questo rapporto diretto tra comando e ascolto, che verrebbe un po' meno in relazione allo sviluppo dell'organizzazione in maniera più sofisticata, in parte anche digitale, e quindi lei usa la parola tacito ghiaccio, il capitalismo immateriale, e sostanzialmente vede il lavoratore, cito testualmente, dell'apparato funziona e non ubbidisce, quindi tolto della sua capacità di valutazione, e quindi un rammarico che la gerarchia umana non esista più, e che quindi il lavoro non possa più dirsi subordinato. Io lo trovo molto affascinante tutto questo, però francamente, adesso mi consenta questa battuta, lo trovo un po' nichilista, nel senso che trovo che è vero che la definizione di lavoro subordinato è cambiato. In realtà è cambiato in senso contrario, è cambiato nel senso di che il concetto del lavoro subordinato, come era definito, distinto, diciamo così, dal lavoro autonomo e dagli altri tipi di collaborazione, si è espanso. In realtà questa bis espansiva c'era già nel codice civile. Pensiamo per esempio al lavoro a domicilio, che è un lavoro dove è già spostato lo spazio e anche questa interrelazione così
come la descrive lei, di diretta. E in fondo anche lì già nel codice civile si applicavano le norme del codice civile relative al rapporto di lavoro subordinato, e questa tendenza recente nel 2015 si è addirittura applicata al lavoro autonomo. Abbiamo forme di lavoro autonomo dove si applicano le regole del lavoro subordinato. Ora, in realtà il valore dell'organizzazione è un valore reale e addirittura diventa un elemento di valutazione da parte del lavoratore. Lei dice ad un certo momento l'unico momento di determinazione è nella scelta di entrare nell'apparato. Una volta che sono entrato, poi finita lì. In realtà però questo momento qui è un momento significativo. Perché? Perché le organizzazioni devono mettere in campo valori che siano cercati dai lavoratori. Ichino, in un libro che si chiama L'intelligenza del lavoro, con un sottotitolo interessante, Quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore, sottolinea un fenomeno in corso, cioè il fatto che è in crescita, dice, nel mercato del lavoro non sono soltanto gli imprenditori a selezionare ed ingaggiare i lavoratori, i propri collaboratori, ma accade sempre più diffusamente il contrario, cioè sono i lavoratori che scelgono la loro organizzazione in virtù dei valori che l'imprenditore è riuscito a costruire. È vero che non c'è più questo diretto contatto tra imprenditore, salvo le organizzazioni più piccole ovviamente, ma in realtà il potere di comando esiste ancora ed è esercitato però in maniera diversa rispetto a quello che era esercitato, adesso facciamo riferimento al 42 o comunque agli anni a degli anni diversi. Ora, il progresso in questo caso c'è stato, non è stato solo un divenire, è stato anche un miglioramento delle condizioni all'interno dell'organizzazione che riconoscono di più le necessità dei lavoratori e quindi di fatto oggi non posso, non è che posso dire, fare una, dire una cosa del genere così, ma di fatto si sta meglio nell'organizzazione, come dire, un po' più diffusa e un po' meno diretta. Quindi non lo vedo come un disvalore, lo vedo come un progresso relativo al fatto che comunque oggi l'attività all'interno dell'organizzazione è un'attività anche più protetta. L'organizzazione ha anche una funzione di protezione dell'individuo dalle sue anche sventure personali. Quindi di fatto l'organizzazione è un valore che si ritrova anche in alcune norme, perché ha un'importanza. Il contratto di lavoro è un contratto un po' particolare, abbiamo un'ipotesi di recesso connesso al cambiamento dell'organizzazione, abbiamo addirittura lo ius variandi che nasce nel diritto del lavoro anche se viene dal codice della navigazione, perché l'organizzazione richiede dei cambiamenti, è un divenire, questo è un divenire costante, ma al fine di efficientare il processo, dove evidentemente l'individuo è parte, ma è forse una parte un po' più attiva rispetto a quello che era una volta. Quindi io non vedo così tanto disvalore nel fatto che siano cambiati i sistemi gestionali. La questione è, e quella lei la sottolinea bene, è cosa succede poi dell'intervento tecnologico, cioè di cosa succede di questi comandi che non sono più umani, ma sono... Questo effettivamente esiste, però esiste... E se in alcuni casi semplifica anche il processo, nel senso che non è che qualcuno è sottoposto a degli ordini di macchine che esegue senza consapevolezza. Di fatto sono efficientemente dei processi che comportano anche l'intervento tecnologico più sofisticato. Ora, quello che probabilmente è un aspetto da vedere, nel senso da lei sottolineato del divenire del progresso, riguarda la produzione normativa, non solo per quanto riguarda il diritto del lavoro, ma per quanto riguarda il diritto civile in generale. Cioè oggi ci troviamo di fronte a dover gestire, a scrivere norme su fenomeni che sono molto più complessi di prima, cioè disciplinare solo la giurisdizione. Qual è il giudice competente su un qualche cosa che succede a livello digitale nel mondo dove non si sa neanche chi, come, dove
qual è il giudice competente, qual è la legge applicabile, e in più quando agisce un pezzo di intelligenza artificiale che sono tre righe di codice incomprensibili dove non c'è scritto se A è uguale a B allora C, ma c'è scritto un qualche cosa che fa imparare al software il comportamento attraverso l'analisi di miliardi di dati, e lì diventa molto più difficile capire qual è l'agente, qual è il fatto, qual è il nesso di causalità tra chi e cosa. Quindi lo scrivere norme nel futuro sarà molto più complesso che le norme che abbiamo scritto fino adesso. Quindi in realtà ci sarà bisogno di una grande semplificazione. Io vivo di una materia sicuramente che paga un eccesso di produzione normativa spesso contraddittoria e spesso incomprensibile, che sicuramente necessiterebbe di una semplificazione notevole. Ma quello che mi affascina molto è nel progresso vedere come andare a scrivere le norme che disciplinano fenomeni che francamente oggi sono di difficile comprensione. Grazie Franco, parlavi di organizzazione. Io ho solo una piccola testimonianza di vita vissuta. Quando mi sono trovato in consigli di amministrazione di società, no? E mi è capitato di così assistere a discussioni in cui l'amministratore delegato presentava un capitolo dicendo: guardate, in questo settore, in questo aspetto, noi dobbiamo creare un po' più di efficienza perché c'è questa nuova catena produttiva, questo si profilano dei risparmi, eccetera. Alla fine poi della presentazione, la nuova efficienza collegata a quello cosa era il licenziamento di alcune persone o la non assunzione o il non bisogno di alcune persone, no? Con il che mi vengono in mente i discorsi di Natalino, al quale, siccome siamo alla metà, chiedo se vuol fare una battuta rapida sull'intervento di Toffoletto. Intanto ringrazio il professor Toffoletto di una attenzione così partecipe e acuta. Io credo che l'apparato produttivo dell'Enel, a cui è preposto l'avvocato Crisostomo, l'apparato produttivo abbia bisogno non di obbedienza, ma di funzionamento. Ecco, un profilo importante. Noi chiediamo in un apparato tecnico produttivo l'obbedienza a norme o chiediamo il funzionamento? Nelle tue stesse parole, caro Pier Gaetano, è tornata efficienza. Efficienza non è compatibile con obbedienza, che è un atto volontario, a volte svagato, errante. Efficienza è la funzione. È la funzione svolta dal singolo individuo secondo regole proprie dei singoli apparati produttivi. Il professor Toffoletto non mi ha risparmiato l'etichetta nichilista. Che rischia di ormai di accompagnarmi per tutta la vita, ma ed è un'etichetta difficilmente compatibile con la immagine che io ho, ecco, provato a fissare nei miei libri, l'immagine di apparati produttivi capaci di funzionare e capaci soprattutto di rispondere al modello dell'Arbeiter, come avrebbe detto Ernst Jünger, e cioè della figura dominante nel nostro tempo,
che è il lavoro nella sua funzionalità tecnica. Ecco, questa è la posizione. Grazie, Michele Crisostomo, appunto avvocato, presidente di Genere, è immediatamente stato chiamato e evocato. Michele, tu stai dirigendo, in qualità di presidente, non bisogna dire un presidente che dirige, se no i sacri riti della corporate governance dicono no, come coordina al monitoraggio, non è lui il gestore, eccetera. Ma insomma, sei al vertice giuridico di un enorme gruppo, forse il maggior gruppo italiano, con una caratteristica di una estrema articolazione in più ordinamenti giuridici, primo, e secondo, ha la caratteristica di essere in un complesso, in un'organizzazione in cui la tecnologia è il driver fondamentale, no? Dico. Sì. E c'è terza caratteristica in un divenire continuo, perché proprio il suo core business è tecnicamente, tecnologicamente un divenire continuo. Come ti ci trovi e quali sono le tue osservazioni? Allora, innanzitutto mi trovo in questo consesso così autorevole, intimidito più di quanto possa essere Franco Tofforetto, quindi ringrazio poi Elisabetta Sgarbi e poi Gaetano Marchetti per avermi consentito di parteciparvi. Grazie. Vado subito davvero a rispondere a questa domanda che effettivamente c'entra un po' il modo in cui si può guardare dal vertice un'organizzazione che ha una complessità territoriale, geografica, una complessità tecnologica, ha una pluralità di servizi e soprattutto è un po' sulla frontiera di quella che si può definire come divenire rispetto al progresso, ma che si come termine che più si ascolta per indicare questa situazione è in piena transizione. Poi anche su questo magari torneremo per capire in che maniera effettivamente la transizione richiede obbedienza e in che maniera poi la transizione porta al progresso e soprattutto presuppone la identificazione della propria identità, perché per riecheggiare un po' anche il libro del professor Alpa, effettivamente anche per l'impresa oggi si pone un serio problema di identità, specialmente oggi, forse più che negli anni precedenti, e vedremo anche perché. Quindi in realtà ci si trova all'interno di questa organizzazione complessa ad avere a che fare con una selva non solo di norme, ma anche di regole di comportamento che nascono dalla necessità di dover interagire con una pluralità di interlocutori che sono effettivamente di natura la più diversa possibile. Innanzitutto per una società che ha, come Enel, 15 società quotate all'interno del gruppo, c'è un problema di capire in quali ordinamenti si va ad operare. E a quel punto una prima domanda che deve necessariamente porsi è in che maniera riusciamo a ricucire i rapporti all'interno del gruppo per fare in modo che emerga l'identità del gruppo e la si possa far ascendere lungo la catena del controllo senza forzare sul controllo. Quindi qui l'equilibrio difficilissimo fra conoscenza come presupposto non tanto dell'obbedienza, quanto piuttosto della sensibilità di lasciare le società che sono quotate per conto loro nel mercato di riferimento indipendenti sul piano dei rapporti con la capogruppo, ma allo stesso tempo consapevoli di vivere in una realtà complessa, cosa che va ad orientare anche la loro azione, ha costretto Enel, o quantomeno ha portato Enel ad una riflessione che è quella di dire bene, proviamo a costruirci un nostro regolamento. C'è una grossa differenza fra il mondo delle società vigilate, quindi le banche e le assicurazioni, dove esiste, per ragioni anche qui di obiettivi, di interessi da tutelare, una normativa sui gruppi anche multinazionali, no? Cross border, come si dice, perché il problema della vigilanza consolidata trascina il fatto che fra società capogruppo e società del gruppo si debbano adottare delle regole che per esempio presidino gli scambi di informazioni. Tutto questo non c'è invece dove non esiste una regolamentazione di questo genere, per cui in un caso come l'Enel, dove abbiamo appunto 15 società quotate, non c'è un qualche riferimento normativo che ci permette effettivamente di radicare su una fonte di legge primaria
la disciplina dei rapporti fra la capogruppo e le società controllate, quotate peraltro. Da qui il fatto che abbiamo deciso di prendere una strada, diciamo così, contrattuale, quindi si è elaborato un regolamento di gruppo in cui in effetti tutti gli aspetti più delicati, quindi i rapporti, le tematiche del conflitto di interessi, la tematica dei rapporti fra parti correlate, quella dello scambio di informazioni, trovassero un po' una disciplina, dove c'è stato però una piena condivisione, di nuovo, attorno a quello che il professor Irti radica, anche su cui radica l'obbedienza, una piena condivisione, una piena comprensione, c'è stato l'utilizzo di una lingua neutra, abbiamo società quotate in Russia, in Sud America, in tanti paesi del Sud America, oltre che naturalmente in Spagna e in Italia, si è scelta una lingua che tutti potessero comprendere, in modo che da qui si ricavasse un regolamento che ci permette di avere una vita ordinata, lineare, su un presupposto di condivisione all'interno del gruppo di società. L'altro punto fondamentale che questa architettura convenzionale permette di realizzare è di dar valore all'identità del gruppo. Il gruppo Enel si riconosce nel perseguimento di una strategia industriale che è profondamente intrecciata con le tematiche di sostenibilità. Stiamo viaggiando verso una forte accelerazione sui processi di decarbonizzazione dell'energia elettrica, sulla digitalizzazione delle reti, stiamo cambiando in maniera ormai molto radicale il nostro mix di generazione, quindi abbiamo adesso più rinnovabili fra le nostre fonti di generazione elettrica che non invece centrali che si nutrono di fonti fossili. E questo è un risultato che ha comportato di nuovo un processo di transizione che è ancora in corso e che effettivamente ti porta ad interrogarti su qual è l'identità intorno a cui vuoi costruire la strategia della società. E questo è il ruolo che il vertice ha di essenziale, cioè il fatto di definire i contorni di una identità che a quel punto si deve realizzare provando a conformare tutta l'attività sociale, anche perseguendo l'efficienza, senza però trascurare il fatto che una volta che l'efficienza si è incardinata nella struttura organizzativa, si possa associare a dei momenti invece di condivisione in cui effettivamente, torno all'esempio che faceva prima Franco Toffoletto, anche il rapporto con i lavoratori si riqualifica su quegli aspetti che non hanno tanto a che fare con l'efficienza, dove in realtà l'impresa deve necessariamente essere assertiva, deve cercare obbedienza, ma si ritrova a trovare delle aree in cui c'è una interlocuzione estremamente paritaria. Faccio davvero un esempio concretissimo. Il nuovo, diciamo, modo di lavorare post-pandemia lo stiamo definendo sulla base di una indagine con tutti i 70.000 dipendenti del gruppo, per cui la scelta individuale andrà a definire il modo in cui si andrà a decidere se tutti torneranno in ufficio, se invece si può dare spazio anche al lavoro a distanza, come abbiamo sperimentato essere perfettamente compatibile con l'efficienza nell'ultimo anno e mezzo. Quindi sotto questo profilo, come dicevo, in questa selva di norme bisogna identificare addirittura quelle aree, quelle radure in cui la mancanza di normativa può essere un problema, facevo prima l'esempio del gruppo multinazionale, bisogna definire quali invece di queste, diciamo, dell'infittirsi delle norme sono delle vischiosità rispetto alla transizione e quali di queste norme in realtà sono coerenti con quello che in funzione della propria identità di impresa si vede come il progresso, quindi come effettivamente una direzione della transizione che spinga verso quello che oggi tutti si possa condividere essere un miglioramento. Se guardiamo le tematiche di sostenibilità, andiamo dritti su un incrocio virtuoso fra definizione dell'identità aziendale. Noi abbiamo un'identità che poi esprimiamo in quello che si chiama il purpose dell'impresa, no? Diciamo, cerchiamo in maniera aperta un futuro migliore, quindi cerchiamo di integrare nella strategia aziendale l'attenzione alle comunità in cui operiamo. Cerchiamo di identificare delle categorie di stakeholders, come si dice oggi, partendo però da un'attenzione molto concreta a come si articolano, per esempio, dire che oggi ci si preoccupa dei dipendenti che sono gli stakeholders, in realtà contraddice il fatto che noi dei dipendenti ci preoccupiamo da decenni. E quindi anche capire dove l'ordinamento giuridico è già attrezzato per consentirci la transizione in maniera
progressiva, nel senso del perseguimento del progresso, è uno sforzo che oggi ci permette effettivamente di orientarci nella selva delle norme. Da qui, e vado a chiudere, da qui effettivamente, stando appunto in un contesto di enorme complessità, in cui bisogna dar conto al mercato, ai dipendenti, ai fornitori, ai clienti, alle autorità regolamentari, in tanti paesi diversi, in un contesto in cui l'efficienza è necessaria sul presupposto che la nostra è un'attività con un fortissimo contenuto di tecnologia, ecco, il punto di fondo è cerchiamo di dare un fulcro, un momento fondante a tutta l'articolazione aziendale attraverso una chiara definizione di una identità. Sappiamo dove vogliamo andare, sappiamo dove la nostra transizione è orientata. In questa maniera riusciamo effettivamente anche a leggere nelle fronde di una normativa fittissima, poggiandoci anche sui principi che il nostro ordinamento pone e contribuendo al fatto che nei limiti in cui un'azienda come la nostra ha la responsabilità di doverlo fare, questa selva vada un po' a sfoltirsi dove è necessario, perché anche qui condivido completamente il fatto che, come osservava il professor Ritti nel suo libro, le norme fitte sono norme poco conoscibili, dove c'è scarsità, diciamo, di conoscenza o difetto di conoscenza c'è difetto di obbedienza. Quindi sotto questo profilo noi partiamo dall'identità per definire il modo in cui la nostra transizione si sviluppa nella prospettiva del progresso. Michele, grazie per questo tuo intervento che insomma ci pone e mi pone dei momenti di riflessione importanti, delicatissimi. Ci piace questo discorso della selva che ogni tanto ha delle radure in cui spuntano dei giardini all'italiana, cioè dei giardini costruiti, eccetera. No. Certo è però che si ha l'impressione che la grande corporation, apro parentesi, non a caso il legislatore oggi, non a caso si pensa di cercare di progredire o di affermare certi valori operando direttamente sulla grande corporation e non sulle norme dei singoli stati, no, dicevo, ci si rende conto che la grande corporation è lei una diciamo costruttore di un'organizzazione così tanto complessa che funzionalizza anche le varie norme, le selva delle norme, col che gli interrogativi di Natalino, a mio parere, sulla essere nell'organizzazione come funzione dell'organizzazione stessa prendono un nuovo aspetto quanto mai attuale. Hai parlato di identità, io passerei a Guido Alpa che da poco è uscito, ricordava Elisabetta, per la collana Crisis diretta da Cacciari e Irti per la nave di Teseo, volume Il diritto di essere se stessi. Ecco, Guido Alpa non è che ha scritto questo libro una settimana fa dopo aver sentito un po' di telegiornali di quello che si discute in questi giorni, un'opera che viene di lontano, molto meditata. Questa riflessione su questo individualità con tante sfaccettature, con infinite sfaccettature. Guido, qui mi viene in mente, no, una cosa che aveva detto e che ama ripetere il nostro grande giurista calabresi, no? Ha una domanda: ma come tu sei stato giudice, come ti sei trovato quando dovevi giudicare qualcosa che poteva portare alla condanna a morte? La sua risposta negli Stati Uniti, dove lui dalle leggi razziali si è stabilito, e la sua risposta è stata: notti, giornate a pensare alla persona, all'individuo di cui si discuteva, alle sue caratteristiche,
alle sue peculiarità, alle sue particolari atteggiamenti nell'agire o nel suo essere o nel suo comportarsi, in modo da poter staccare e dire è qualcosa di diverso dal caso A, dal caso B, dal caso G, e secondo la giurisprudenza americana contano come precedenti e che avevano portato, ad esempio, alla condanna a morte. Ma questo ha fatto sempre molta impressione. E nel tuo libro questi temi, diciamo, in una visione più generale, non legata a questi aspetti, si esprimono. Allora ti chiedo, ma questa proliferare di norme, questo essere, questa rilevanza per quel che riguarda le imprese dell'organizzazione e del lavoro, questo cercare del legislatore in una rincorsa di attribuire, di tipizzare caratteristiche, di attribuire discipline in funzione delle caratteristiche. E come tu stesso ti poni, secondo l'interrogativo che ti poni, un qualcosa che potenzia, riconosce la sfaccettatura dell'individuo o in realtà la imbriglia, perché quel che non è tipizzato in realtà viene ignorato e quindi si inserra, si costruisce una gabbia di tipologie rispetto alla quale poi c'è sempre qualcosa di diverso, di nuovo. Microfono. Chiedo scusa, questa è già una prima differenza tra chi è tecnicamente attrezzato, tecnologicamente attrezzato, e chi invece con difficoltà si adegua all'evoluzione delle tecnologie e quindi si trova ad essere in qualche modo discriminato e marginato. Anch'io dicevo, ringrazio Elisabetta Sgarbi per avermi invitato alla Milanesiana e Gaetano Marchetti e gli amici con i quali sono chiamato a discutere. Parto anch'io da una premessa, come faceva Natino Irti, e cioè mia idea di progresso nel mondo del diritto è legata alla progressiva tutela dei valori della persona, nel senso che assistiamo nel corso della storia ad un movimento progressivo di tutela dei valori della persona. Non sto a riassumere quanto ho scritto, però se questa è la cifra che misura la democrazia, il livello di democrazia di un ordinamento, la partecipazione, quindi il contratto sociale, tra virgolette, che i consociati hanno concluso per potersi riconoscere in quella determinata democrazia, evidentemente i valori della persona sono assolutamente prioritari rispetto a qualunque altro valore. E considero regresso, il male assoluto, un ordinamento nel quale la persona è considerata un numero, non è considerata come un essere vivente che ha i suoi bisogni e le sue necessità. E quindi, ecco, da questo punto di vista, evidentemente il complesso delle regole che sono vigenti in un determinato ordinamento, un determinato momento storico, è particolarmente importante. Natalino Irti nel suo ultimo lavoro riprende anche concetti che aveva sviluppato dall'inizio, direi, della sua speculazione, dalla voce rilevanza giuridica ai saggi sull'interpretazione del contratto, a tutte le regole che possono essere incluse in questo ordinamento, che dipende sia dal legislatore, sia, parlo delle regole interpretative, dalla interpretazione delle regole, quindi dai giudici, sia poi dall'autonomia privata, per finire appunto all'ipotesi che poco fa l'avvocato Crisostomo sottolineava, cioè le regole che sono inserite in un gruppo
oppure regole che associazioni di determinati enti possono dare ai loro associati. Mi riferisco ad esempio al codice etico delle società quotate in borsa, che anche di recente ha sottolineato come nell'ambito della disciplina di una dell'attività di una società si debbano riguardare non soltanto gli interessi degli azionisti, ma anche interessi altri, gli interessi degli stockholders, cioè dei consumatori, dei fornitori, dei lavoratori e così via, dell'ambiente e così via. Ora, nel messaggio che ci assegna, ci indirizza Natalino Irti, direi che si scompongono due momenti, il momento della comprensione e il momento della adesione. I giuristi, per la verità, hanno riflettuto di più sulla comprensione piuttosto che non sul momento dell'adesione. Hanno riflettuto sulla comprensione considerando le norme giuridiche come necessariamente dotate di chiarezza e intelligibilità, e quindi hanno cercato di studiare le tecniche per formulare le norme giuridiche testuali in questo modo. Come si distingue la norma giuridica da un testo al quale si aggiunge necessariamente l'interpretazione? Come è possibile convogliare le diverse interpretazioni lungo una linea il più possibile non equivoca, inequivoca? E qui tutto il dibattito che attualmente c'è sulla nomofilachia e il potere della Corte di Cassazione e così via. Mentre hanno lasciato più in ombra il secondo momento, quello dell'adesione. Natalino Irti dice l'adesione è un atto volitivo, nel senso che il soggetto si determina a obbedire oppure a disobbedire seguendo determinati criteri. Allora qui diventa interessante la valutazione che stiamo facendo. Perché? Perché l'atto volitivo allora diventa frutto di un calcolo, cioè non è più un atto, diciamo così, di pura adesione di carattere morale, se vogliamo dire, cioè perché la legge è legge e quindi deve essere obbedita. Oppure perché ciascuno di noi, essendo un consociato, deve obbedire alla legge della maggioranza, perché altrimenti violerebbe la regola del contratto sociale. L'atto di adesione è frutto di un calcolo che è anche frutto di un calcolo economico. Quanto costa aderire e quanto costa non aderire, quindi trasgredire? Bene, se guardiamo al fenomeno della elusione o dell'evasione fiscale, mi pare che sia evidente che il calcolo economico sia nel senso che tutti coloro che evadono ritengono che, di avere un maggiore profitto nell'evadere piuttosto che non nel pagare, semmai dovranno essere chiamati a farlo, la sanzione. E ugualmente per quanto riguarda il calcolo della trasgressione penale. Per la trasgressione nei rapporti civili è l'ordinamento, il codice civile che prevede le regole e stabilisce che quando è volontaria c'è una sanzione in più, quando non è volontaria invece verifica le circostanze di specie e così via. Allora il problema più delicato diventa quali sono i criteri con cui si deve fare questo calcolo, e qui evidentemente si apre tutto il discorso. Se vogliamo inserire anche un ulteriore elemento di valutazione è l'influsso delle tecnologie in tutta questa vicenda. Ebbene, anche qui Natalino Irti ha scritto molto sulla calcolabilità, la previsione della normazione, la previsione delle scelte dell'interprete e quindi la possibilità da parte degli operatori di antivedere una regola alla quale poi potranno o no adeguarsi a seconda appunto del loro calcolo. Tutti abbiamo convenuto che le tecnologie non possono essere affidate a dei robot e quindi la scelta
delle regole e la scelta dell'interpretazione non può essere affidata ad un robot, cioè quindi a un essere anonimo, tecnicamente non privo di qualsiasi sentimento, privo di qualsiasi aspetto vicino all'umanità, perché il giudizio deve essere necessariamente umano. Però ci stiamo spingendo verso questa, siamo spinti dalle tecnologie verso questa linea. Perché? Perché i contratti vengono, possono essere considerati nella loro esecuzione anche attraverso degli algoritmi che consentono di dare soluzioni automatiche al caso di inadempimento, perché i giudici potrebbero utilizzare soltanto le raccolte di giurisprudenza effettuate sulla base di dati personali e quindi quasi premendo un bottone dare la risposta alla questione che devono risolvere in modo asettico e indifferente rispetto a tutti gli aspetti umani, sentimentali e i valori che sono in gioco. Dal punto di vista del panorama dei diritti fondamentali e quindi anche delle identità dell'individuo, qui c'è il gioco del rapporto fra maggioranza e minoranza. Ebbene, se le tecnologie sono quelle applicate dalla maggioranza, maggioranza che qualche volta si identifica con la grande corporation, le tecnologie richiedono una certa uniformità di comportamenti e sanzionano invece i comportamenti che sono diversi, ebbene, questa è una finta democrazia, una società tecnologicamente avanzata, ma assolutamente disumana. Ecco, credo che non vorremmo arrivare a questo risultato e quindi dovremmo difenderci. Grazie Guido, mi sembra che abbiamo avuto una schiarita nella selva oscura, nel senso che tu quando osservavi che in fondo si ha un proliferare di tutele della persona nelle sue varie aspetti e quindi questo è un bene. Il raggio di luce tuttavia si appalla quando tu ci dici, cogliendo quello che è un tema centrale oggi, attenzione che un prevalere di una tecnocrazia, un prevalere di un'automazione, un prevalere appunto addirittura fino dell'intelligenza artificiale, fino al punto di dire certe cause le decide l'intelligenza artificiale, in definitiva distruggono quella potenzialità di tutela della persona nelle sue varie sfaccettature, singole o di gruppo, di minoranza, eccetera, che sotto certi altri aspetti, viceversa, vedevamo progredire. Sono le contraddizioni del momento attuale. Credo che abbiamo avuto un panorama molto ricco dei problemi attraverso questo tema specifico, dei problemi che il diritto pone e quindi di problemi reali della società. E ora, tanto per usare una logora citazione, ed ora torniamo a rivedere le stelle, credo dando la parola a Elisabetta che ti illustrerà i programmi prossimi della Milanesiana. Grazie a tutti. Questo incontro dimostra la bontà dell'iniziativa che, ricordavo, abbiamo voluto intraprendere nel 19 col professor Pier Gaetano Marchetti, cioè di portare il diritto all'interno di una manifestazione come la Milanesiana e di inserirlo nella serie delle discipline che regolano la nostra vita. E quindi
Prima di chiudere, voglio annunciare il programma del pomeriggio alle ore 18, BMW Milano Urban Store, il quarto appuntamento sulla velocità delle arti, la musica e la scrittura. Un dialogo tra Pacifico, che ha scritto canzoni meravigliose, e lui stesso cantautore, ma ha scritto canzoni per altre, tra cui Bianca Luce Nera, che andò al Festival di Sanremo, che dialogherà con Enzo Gentile. Poi un concerto breve di 6 canzoni proprio dello stesso Pacifico. Interverrà Roberto Livi, direttore delle relazioni istituzionali e comunicazioni di BMW Italia. E poi alla sera, come sapete, il programma della Milanesiana non solo occupa 2 mesi quando esplode l'estate e attraversa varie città, ma saremo sempre a Milano nella serata, quindi una giornata densa tra diritto, musica e il tema appunto del progresso attraverso la letteratura. Avremo "Ma che cosa servono gli uomini" nel cortile di Palazzo Reale, con il prologo sul progresso del premio Strega 2011 Edoardo Nesi, e il concerto di Paolo Fresu, Devil Quartet. E quindi con questo vi ho anche fatto un messaggio promozionale per portare avanti questo ricco programma, e adesso invito i partecipanti a tendere la mano, a porgere una mano, perché io sfido il mondo virtuale, e quindi il gesto gentile della rosa non me lo toglie nessuno, e offro a coloro che sono intervenuti. Il professor Irti anche dovrà porgere la mano, visto che non si sfugge Elisabetta. Vi porgo le 5 rose che chiudono questo bellissimo e ricco incontro. Grazie Pier Gaetano, a te questa grazie. Rosa. Grazie Elisabetta. Marco, un saluto a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao.